Mi trovo a Perito in occasione di uno dei tanti eventi che in questo periodo nel Cilento vengono organizzati, cioè la raccolta fondi per il piccolo chicco di Stella Cilento. A tal proposito l'associazione Vasci Portuni e Portose, in collaborazione con la Proloco di Perito e il Comune di Perito, ha organizzato questa serata di raccolta con un po' di musica, qualche degustazione. Il ricavato andrà per aiutare la famiglia del piccolo chicco ad affrontare le spese mediche che si dovranno sostenere portando il bambino appunto all'estero. Allora, questa sera anche la Proloco di Perito e l'associazione Vasci Portuni e Pertose di Ostigliano si uniscono al coro di raccolta fondi per il piccolo chicco. Quindi siamo davvero soddisfatti per le presenze che stanno arrivando piano piano nella piazza. Ci siamo adoperati perché era giusto contribuire a questa nobile causa. Sicuramente dobbiamo fare tanti ringraziamenti, innanzitutto al Comune di Perito per la disponibilità, agli artisti Peppe Cirillo, Giovanna Germanò, Luce, che hanno prestato la loro opera questa sera, tutte le persone di Perito e di Ostigliano che hanno contribuito in modi diversi alla realizzazione della serata. Quindi davvero l'intero comune, tutte le comunità si sono mosse per questa causa che è molto importante. Sì, come ha detto Antonello, ci siamo appunto uniti per raccogliere insieme i fondi per questa giusta causa. Con il patrocinio del comune cerchiamo appunto di raccogliere fondi per aiutare il piccolo chicco e spero questo sia l'inizio di una lunga collaborazione tra le due associazioni. Sì, come giustamente detto, questa è la prima di tante manifestazioni dei comuni e dei cilentani che stanno unendo tutti per Chicco, quindi vi invitiamo calorosamente a peronare la causa di Chicco e a donare per aiutarlo. È stato un piacere supportare un'iniziativa del genere, siamo molto felici di poter dare il nostro piccolo una mano per quello che sono le cause importanti della vita, quindi forza Chicco, noi siamo con te e questa sera abbiamo suonato per te fondamentalmente. Di tutto mi diverto in queste cose, soprattutto a suonare il basso, e poi siamo sempre pronti, io lavoro anche io per una radio, quindi siamo sempre in prima linea per tutte queste cose che coinvolgono l'umanità. Noi siamo umani e quindi dobbiamo restare tali.